Fiaccolata di preghiera ad Altamura ad un mese esatto dall'attentato alla sala giochi Green Table avvenuto nella notte fra il 4 e il 5 marzo in cui rimasero feriti 8 ragazzi. La marcia si è svolta la sera di Pasqua, aperta da striscioni e illuminata dalle fiaccole. Un momento collettivo di riflessione ma anche di condanna per un gesto infame ancora senza colpevoli. Una manifestazione per chiedere che si faccia giustizia. Due feriti sono ancora in ospedale e lottano per la vita. Fra loro Domenico Martimucci, calciatore del Castellaneta, in condizioni gravi ma stazionarie dopo aver subito diversi interventi. Attorno a lui si è stretta tutta l'Italia e in particolare il mondo del calcio, oltre le comunità di Altamura e Castellaneta.